buono, però è assente, ha chiamato perché sta molto male. Questa è una grande donna, questa Giannifono, e mi ha incaricato di consegnarla a me. Delegare Angela, sempre Angela, sì, Angela, Angela, Maria Tiberi, Angela Di Buono, sì, che è molto... Sì, io l'ho conosciuta col premio, ha vinto il premio la voce letteraria, lei ha conosciuto il giudice Silvano Dio. Quindi porto i suoi saluti a tutti i presenti, perché per motivi familiari non è tutto da vivere. Va bene, ma tu sei un artefice, perché me l'ha segnalata Angela Maria Tiberi, di cui adesso abbiamo anche una sorpresa per lei. Quindi va bene. E vabbè, questa vogliamo dire qualcosa di questa voce letteraria, un riconoscimento speciale. E questa ama, cioè nutre la sua anima e apprezza l'arte e la letteratura, parole della scrittrice. Già nota negli ambienti culturali nazionali per la sua attività. Poeta, critico, letterario e saggista, il suo esordio alla narrativa ha compiuto i suoi studi presso la facoltà di lettere Ateneo di Salerno. E ha conosciuto Fontanella, Mario Felli, Michele Placido, Pasquale Pancischetti, tutti premiati per la voce letteraria d'oro, che è un ambitissimo premio internazionale nella Basilicata del Sud. E quindi Angela Di Buoni promuove occasioni di incontro che stimolano la creatività e restituisce alla letteratura il proprio ruolo essenziale al centro dei saperi umani contro il conformismo e l'omologazione. Essere uno strumento di promozione e di diffusione di cultura. Intrattiene svariati rapporti di continuo sviluppo e promozione della cultura. Un applauso a questa promotrice della cultura. E scriverà la sua lista internazionale La Voce Letteraria all'evento di oggi. Con tutti i presenti. Un applauso anche per la voce, anche complimenti, questo la delega della cultura. Ok? Vuoi fare una foto? Eh sì. Facciamo una foto, dai. Di pazienza. E Angela, che è Angela. Le due Angele. Le due Angeli proprio di nome di fatto. Va bene. Ok, un applauso a questa grande...